soprattutto con Emma e Arisa, perché Carlo Conti lo vedo spesso, diciamo. Soprattutto sono molto onorato e voglio ringraziare Carlo, direttore Rai 1 e tutta Rai 1 di avermi dato questa grande opportunità. Ma entrando nello specifico, voglio darvi qualche notizia tecnica, qualche ragguaglio sulle attrezzature che utilizzeremo. Avrò a disposizione 9 telecamere, di cui 3 completamente robotizzate, vale a dire non mosse da un operatore, ma controllate a distanza tramite degli impulsi elettronici. Per usare un termine caro all'aviazione, si tratterà di camere fly by wire. Ho detto fly non a caso. Lo ridici? Fly by wire, volare con i cavi. Capito? Avremo anche una stazione grafica molto complessa per gestire la grafica di tutti gli apparati scenotecnici e scenoluminosi, e tutto sarà finalizzato da un pullman regia tecnologicamente avanzato che la RAI ci ha messo a disposizione, ovviamente è completamente HD, o come si dice full HD, che sarà l'esterna 4 di Roma. La cosa che voglio sottolineare però è che grazie allo scenografo Riccardo Bocchini e con lo scenografo Riccardo Bocchini abbiamo trasformato l'interno di un teatro classico come il Teatro Ariston in un luogo molto caldo, completamente avvolto dalla scenografia, e siamo riusciti anche a attenuare quella classica divisione che esiste tra palco e pubblico. Sfrutteremo appieno tutte le potenzialità che questa scenografia ci offre. Una macchina scenica in continua trasformazione per poter creare per vestire tutte le esibizioni, tutti i momenti del festival con colori e con emozioni completamente diverse l'uno dall'altra. E a questo proposito ringrazio ovviamente Marco Lucarelli, che è il nostro direttore della fotografia, col quale stiamo facendo un grandissimo lavoro di preparazione. Ecco, le telecamere si muoveranno all'interno di questa struttura quasi fossero degli spettatori per cercare, carpire, raccontare e offrire delle emozioni le più possibili al pubblico a casa. Quello che intendo io sarà una regia che racconterà il festival con garbo, spero con eleganza, senza mai essere invadente, pronta a cogliere qualsiasi attimo per creare stupore e divertimento. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che questa è una macchina pazzesca da dirigere, una macchina che scalda il motore già prima dell'estate, e questa macchina ha un cuore fatto da numerosi tecnici che la RAI mette a disposizione. Ecco, sono tantissimi, non li conosco nemmeno tutti, ho avuto il piacere di conoscere molti, hanno tanto entusiasmo ed è grazie a loro anche che riusciamo a fare un festival. Ho preso un appunto, sono circa 400, ora li voglio citare uno ad uno. No, basta, grazie. Basta. Grazie a loro e grazie a voi.